Presentata oggi, 10 giugno, presso il ridotto del Teatro Fraschini, la nuova stagione d'opera 2014-2015, alla presenza del neoeletto sindaco Massimo De Paoli e del direttore artistico Fiorenzo Grassi. Parte la stagione teatrale del Fraschini 2014-2015, e grandissimi nomi in cartelloni per un altro successo. Gli spettatori ci hanno detto, ci hanno manifestato la loro grande soddisfazione per la stagione scorsa. Abbiamo detto faremo del nostro meglio per farne uno uguale o magari cercheremo di superare, però faremo del nostro meglio. Non sappiamo se ci riusciremo perché il panorama italiano non è oggi, come si sa, tra i più brillanti per le note ragioni anche di carattere economico. Crediamo di sì, crediamo di avere inanellato una serie di spettacoli, soprattutto che di nomi, però corroborati dai nomi, che siano sempre nel carattere antologico che deve caratterizzare un teatro come questo, che è l'unico della città, che siano però rappresentativi di un spessore qualitativo notevole. Intanto cominciamo con la stagione d'opera, cominciamo con il Don Giovanni con la regia di Granvic. Più di così non potevamo aspettarci. Certo, ci dovremmo aspettare uno spettacolo non fatto di trine e di merletti e di fazzoletti di pizzo. Ci dovremmo aspettare uno spettacolo critico sul Don Giovanni. I temi dominanti che Granvic vorrà trattare sono la malvagità di Don Giovanni, e soprattutto in un momento in cui le donne hanno un rapporto con l'uomo in questa società così difficile, la malvagità e la punizione. Quindi l'arco temporale su cui Granvic lavorerà sarà un arco di grande pregnanza sociale e culturale, quindi ci dovremo aspettare anche qui un'opera che si muove più sul contemporaneo. Noi produrremo i racconti di Hoffmann, di Offenbach, che è particolarmente adatto alla struttura architettonica del nostro teatro. È una favola che sarà costruita proprio anche scenograficamente come una bella favola. La prosa, abbiamo i nomi migliori che il teatro italiano potesse proporci, da Michele Placido a Lella Costa a Favino a Silvio Orlando a Claudio Bisio e a Beppe Fiorello, per dire, a Elio De Capitani con Morte di un commesso viaggiatore, che tocca, mette il dito nella piaga della disoccupazione dell'età matura che già Miller negli anni 50 viveva e vedeva e descriveva con questo testo, quindi un testo molto toccante. La stagione concertistica è una stagione che secondo me è a livello, se non supera addirittura, certe fondazioni lirico-sinfoniche. Avremo la Mahler diretta da Daniele Gatti, avremo la European Chamber Orchestra, quindi fatta tutta di giovani, l'elemento giovanile molto presente anche nella stagione Altri Percorsi, presente come interpreti, come esecutori, con Andra Schiff che è anche, non è solo direttore ma è anche solista al pianoforte, e avremo Accardo, avremo Victoria Mullova che insieme alla Chamber e alla Mahler ci permetterà di ricordare Claudio Abbado, e concluderemo con Alexander Longwich con due concerti, un concerto beethoveniano e la Sinfonia Pastorale. Gli Altri Percorsi sono 9 occasioni in cui avremo l'opportunità di incontrare il contemporaneo sul tema della drammaturgia, che va da Beppe Severgnini a Giuseppe Cederna, che con uno spettacolo nuovissimo ci parla e ci ricorda dei 100 anni dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Ma abbiamo anche altre occasioni come Vapore di Marco Lodoli interpretato da Giuliano Lo Iodice, o una serie di opportunità tutte aperte non soltanto al mondo giovanile ma a chi si aspetta dal teatro, da chi è molto alfabetizzato al teatro e si aspetta dal teatro anche dei passi avanti e dei gesti di coraggio.